In città si è aperta questa sera l'ottava edizione del Food and Science Festival al Bibiena, la cerimonia ufficiale inaugurale con il momento istituzionale, e sul palco irrompono i contestatori della manifestazione con slogan antispecisti. Interviene la Digos. Per noi c'era Giulio Cisamolo. Giorno dell'inaugurazione oggi per l'ottava edizione di Food and Science, il festival che Confagricoltura Mantova dedica al futuro dell'agricoltura, della zootecnia, del food. Si parla di scienza, quest'anno si parla anche di innovazione e si parlerà anche di politiche per l'innovazione in questo settore. Se ne parlerà da oggi, dal momento del battesimo qui alle mie spalle, al Bibiena Gremito, se ne parlerà sino a domenica. Oggi momento istituzionale con l'apertura, con le istituzioni, i saluti doverosi, il taglio del nastro. Durante il videocollegamento con il ministro Lollobrigida, alcuni contestatori entrano al Bibiena. Contestatori, perché proprio nei giorni del Food and Science Festival quest'anno è stato organizzato un controfestival antispecista. I loro temi arrivano anche sul palco del Bibiena. Le forze dell'ordine, la Digos, li hanno scortati all'esterno. Ora noi ascoltiamo le interviste, le dichiarazioni che ci hanno rilasciato i protagonisti istituzionali a questo primissimo evento, in questa prima giornata di Festival 2024. Poi la linea può tornare allo studio. Credo che quest'anno sia un'edizione importante. Importante perché alcuni temi che abbiamo trattato negli anni scorsi sono venuti a maturazione, con la pazienza che abbiamo noi agricoltori, per cui quello che è successo lunedì della prima semina a campo aperto delle TEA in Italia, beh, questo è frutto anche del nostro lavoro di confronto al festival. Abbiamo bisogno di decisioni politiche adeguate, questo l'abbiamo sempre detto, ma abbiamo bisogno ancora una volta di tornare a parlare di tecnica, nonché di una distribuzione del valore sulle filiere adeguata. In questo momento ci sono alcune filiere che soffrono troppo e rischiano veramente di scomparire. L'agroalimentare italiano non può permettersi questo. Oggi sono contento di essere a Mantova, perché da Mantova oggi parte un grido di vittoria, un grande grido di vittoria. Io non ho mai perso una edizione del Festival di Mantova, ricordo le prime quasi a livelli di oscurantisti, eravamo qua coloro i quali in qualche modo cercavano di aprire un varco di luce laddove presentavamo un modello agricolo diverso rispetto a quello che altri immaginavano. Ecco, oggi dobbiamo dare atto alla politica italiana, nazionale, ma soprattutto all'assessore della Lombardia Beduschi di aver rotto quel muro dell'antiscienza. È stato anzi un onore essere lunedì a Pavia a iniziare una storia che è iniziata qui, quella delle TEA, le tecniche di evoluzione assistita, che rappresentano il fiore all'occhiello della ricerca e del nuovo patto che si è rinsaldato tra la politica e la scienza. Ecco, questa opportunità che favorirà una nuova vita al riso italiano, grazie appunto all'aiuto e all'intelligenza dell'uomo, è nata proprio qui, quindi questo rappresenta, diciamo, l'incubatore delle idee sane che fanno sostenibilità vera. L'ottava edizione del Food and Science ha però un valore in più, a pochi giorni di fatto dalle elezioni europee, e l'agricoltura senza alcun dubbio può e deve essere una delle protagoniste per la transizione ecologica, che è uno dei temi fondamentali che abbiamo tutti di fronte. Per le tre S di sostenibilità, no? La sostenibilità sociale, economica e ambientale. E quindi il ragionamento che noi stiamo facendo qui e che è partito 8 anni fa è stato molto lungimirante, cioè come la scienza, la ricerca, la tecnologia possono aiutare il sistema dell'agricoltura del nostro paese non solo a innovarsi, ma a essere sempre meno impattante e sempre più all'avanguardia.